non so se me la sono inventata ma eh, credo che ci sia fasta, la leggenda sì, di Eminem che tira Pippo un codogno a, a Pippo Baudo nel backstage di Sanremo prima di andarsene con Bizzarre e gli altri <ride> queste come al solito sono tutte robe che dovremmo dire in trasmissione che poi ma credo che sia già in trasmissione cioè, già partita ah ma stiamo già registrando è la manchiata della diretta eh, mic del drop microfono <ride> <che> <ride> ho fatto il mic drop però non so cosa succede <ride> easy link in bio cadi nella mia rete con il link in bio Russell, Jimmy, Dre, Leo, forse trovi su S con il link in bio. Raga, bentornati, Siamo bentornati a Link in Bio, state guardando Link in Bio, il primo programma in Italia che parla di rap americano e italiano, però in maniera più approfondita. Io sono Mondo Marcio, insieme a me ci sono Alessandro, Gabriele, Ralf Lautrek. e da oggi abbiamo un host che spacca Dreamer. Bella, raga, Bella addirittura l'applauso. Un saluto a tutti i ragazzi che stanno ascoltando e guardando, è un piacere essere qui, non vedo l'ora di rompervi i coglioni. Piacere averti, brother, è un piacere averti. Il topic di oggi, amici, è il nuovo album di Emine. Ci piace, o non ci piace, cosa ne pensiamo? Cosa ne pensate, raga? Eh, chi parte, per parte primo? Parte Dreamer, dai. dai. Dai, faccio gli, eh, certo, gli onori. Certo. Dai. Cosa Prova penserà un biondo, un biondo ossigenato <ride> dell'album di Emine? Dell cosa ne pensiamo del disco di Emine? Abbiamo chiamato un biondo ossigenato <ride> per parlarne. <ride> In Bellizia. questo caso siamo un Cheat. point, eh sì. Sì, eh, no? Allora, a me è piaciuto. Partiamo da questo, da questo presupposto. Io ho iniziato come tantissimi di quelli che sono nati nei 90, poi hanno fatto anche il loro percorso nel freestyle proprio a reppare. Grazie ad Eminem, comunque, Winstate Mario. Ho detto figo, lo voglio fare anch'io. E quindi ho anche un rapporto proprio. Molto, molto, diciamo, paterno per, per... Sì, ma... sì, sì. Ah, ok, da lì ti è Perché okay. io ero, mi sentivo molto emarginato nel mio piccolo paesino del Trentino Alto Adige da cui provengo per altri motivi. E poi quando ho visto Eminem bianco che facendo freestyle spaccava il culo ai neri Però che lo pizzizzicavano shout out Trentino, ci ho fatto le vacanze top quando, quando, cioè, eh, si certo. quando vuoi, fare. bro. In vacanza Spacca si a sta da Dio, poi il eh, resto immagini, è bello immagini, complicato. Comunque, no, dico okay. da, di parte, ma non troppo perché comunque gli ultimi. Dieci anni di Eminem, più o meno secondo me da Marshall Mathers, il P2 che è del 2013 se non sbaglio, in poi anch'io mi sono molto allontanato, un po' eh, perché ho iniziato ad apprezzare altro, soprattutto un po' i rapper che portano lo standard della generazione nuova come Kendrick, come J. Cole, mm. e un po' anche perché Eminem si era un po' diciamo eh, arroccato in questo ipertecnicismo incredibile. Non potrei essere più d'accordo. E però al netto di questo appunto ho ascoltato l'album con grandi aspettative perché secondo me anche questa cosa che per la prima volta dopo tanti album droppati un po' a caso abbia fatto un roll out di un certo tipo cioè l'abbia anticipato come si deve mi ha creato quell'aspettativa lì Chiaro. mi sono ascoltato il disco con i testi sotto in studio con un amico anche lui infottato e devo dire che mi è piaciuto e secondo me ha usato molto bene il concept del, di Slim Shady per poter fare quella roba lì così offensiva e altro senza sembrare nonostante lo sia da un certo punto di vista un 51enne che dice un sacco di cazzate in realtà è bello il viaggio che si ascede in quel momento a dire. Certo, certo, ha fatto me me è promosso. Mm, ok, ok. È sicuramente un disco top 5 di Eminem. Questo io cercherò di essere <ride> mm. il più oggettivo possibile. E non sto neanche... Non è che eh, ti è arrivato tutta l'Avio d'Italia. Però top 5 eh. forse ti que salvi per l'ultimo po'. Cioè. Mettili in classifica tutti. Eh, eh fratello, questo sicuramente è quinto. Marshall Mathers, eh, Marshall Mathers ehm, Eminem Show. Anche io eh, sono, poi Slim Shady A me ancora è piaciuto tanto, sì, poi, poi me lo ricordo, mi ricordo Like Toy Soldiers quando, sì. ero, quando ero bambino E credo ne manchi uno solo oh, eh, Slim Shady il primo, eh, Sh sono eh, i primi Shady. quattro Sì sì sì, poi i avuto... primi quattro quasi in ordine Me lo accollo, così. eh, quinto posto me E In più no, rimanendo i più oggettivi possibili perché effettivamente vedi no, io ho espresso fin troppa soggettività Dicendo poi la stessa cosa che hai detto tu che sei un mega fan di Eminem mm -hmm. no? Tra l'altro, quindi... Ma stiamo parlando del niente. Però io ho i capelli plati. Esatto, quindi, quindi tu hai, hai il platino privilege. <ride> esatto. Esatto. Tu puoi dirlo. No, ma... allora, innanzitutto non sono io l'uomo dei numeri, lo salutiamo, ma sì, eh, va detto che ha, ha registrato il debutto più alto per un disco rap ever. Sì, a me non fa ancora dei numeri pazzeschi. Stiamo parlando del niente. Sì. Proprio, cioè, per sta roba qui, no... Togli il cappello, sicuramente. I numeri non mentono. Eh, non sempre. C'è J.I.D. dentro, che è uno dei miei rapper preferiti, e, mm. e la strofa sua mi è, mi è piaciuta tanto, tanto. Sono un grande fan di JD. È un disco che intendo nel senso letterale, letterale del termine, va studiato, cioè che, come dice lui, te lo devi vedere con i testi tu perdi mm. veramente metà dell'esperienza di ascolto se non hai il tempo di andare a me per esempio è piaciuto molto quando ha fatto la rima su sempre il pazzo con J.D. su P. Diddy no? Sì, no su Dispel rapper oh, P. P oh, Diddy una P da rapper eh un esatto, rapper, sì, che è che è che e poi in realtà ci sono cosa... doppi sensi dentro i doppi sensi perché poi in mezzo dice I got so many SS che sia amico in messicano che assalti sessuali in America cioè <ride> no, no. il tipo è completamente folle, fuori folle. di testa sì, sì, scusa di... triplo significato solo che chi ha il tempo ah, solo chi se lo ascolta Oh, sì, cioè, solo chi vuole sia. godere di quell'esperienza lì Ma... Magari se ti senti il disco in macchina Può essere che un pochettino Non, non essendo noi anglofoni poi soprattutto Meno degli altri però Vero, eh, ti... più... meno degli altri è, è molto più Ma questo l'ha dimostrato anche i singoli no? Mm -hmm. e Toby, per esempio Piuttosto che Udini Hanno molto più quel piglio Passami il termine Commerciabile rispetto a eh, Quello che ha fatto lui Faccio mm. degli appunti e poi vi lascio la parola. Eh, avrei gradito, se questo qui è veramente l'ultimo disco da amante di questa cultura, uno più presenza di Dottor Dre. Che credo abbia prodotto solamente un paio di tra La 7, e non la 10 okay. non si sente neanche troppo perché non ha fatto delle basi alla Dottor Dr. Dre. No, esatto. La 7, un po' di più della 10. Anzi, però. sembrava. Io credevo la, la traccia 7 fosse premiere. Che in realtà poi ha prodotto una delle bonus track. Tra l'altro, okay. tra apro e chiudo parentesi sulla bonus track di prodotta da Premiere. Cioè Two Chains che fa una no, strofa, e nell'altra nell mister. No no, bremer. è su quella, è su quella lì, vabbè, Cioè Tu che fa fatto. una strofa allucinante, è arrivato a un certo punto che chiude la barra dicendo Tony 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 Desma Top 5, incredibile. Sta citando Tony Tu to Milli tra le esatto. salutiamo. E io gioco a golf. Avevo l'ora di poter dire <ride> sta roba, Tony Tu to Milli sei un capo. Vabbè, comunque, tolto questo dico l'ultima cosa, avrei gradito se veramente l'ultimo disco anche la presenza di Fifty. Io non credo che Penso no di Ma infatti non, non credo tre, che sarà l'ultimo È l'ultimo disco di Slim Shady al massimo Cioè poi su questo appunto anch'io. Sì, classica Paragolata, No, secondo me è un disco. Passiamo che... al dating, vai Gabriele. <ride> sì, no, più che altro mh, a me sembra un disco che di positivo c'è cioè, le cose che avete sottolineato voi. Nel senso che per me, già il fatto di essere riuscito a riattirare l'attenzione tutti questi anni dopo, prendersi comunque di nuovo il mainstream uh, in termini di numeri è tanta roba. Dall'altra, cioè, se mh, dobbiamo guardarla diciamo con più freddezza critica possibile, a me sembra un artista che. Mh, Prova a ricreare se stesso, e questa cosa qua gli riesce forse bene fino a un certo punto, perché prova a ricreare se stesso di vent'anni prima. Cioè, sembra un po' un supereroe ingrassato che prova a saltare dei grattacieli e non sempre ci riesce a fare i salti che faceva prima, secondo me. Più che altro mh, il significato di slim Shady proprio come alter ego, secondo me ha molto senso nella cultura dei primi anni 2000, dove uh, dire mh, la, quella celebrità ha una testa di cazzo, quell'altra lì mi fa schifo, è forte perché è un momento storico dove mh, non ci sono opinioni diverse da quelle mainstream nei media perché non esistono i social network. Oggi dire che uh, far la battutina su PD di di dire che cani è pazzo come Cani quando non prende le medicine, quando è una roba che trovi su Twitter. Uh, quando vuoi, Sì, quella di Megan Destaglio, quella di cioè, parlavo. Sì, se cioè, mi sembra una roba un po' fine a se stessa e soprattutto da una persona che secondo me ha tanto potenziale di raccontarsi. E in questo disco c'è anche qualche mm, episodio dove prova a farlo, l'idea di riprovare a riparlare alla figlia è interessante, vale pezzo, sì. però secondo me quell'altro lato di cui parlavo prima, cioè se mi cedi alla fine è troppo 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 presente Beh, e secondo me no, ecco, infatti io no, è proprio quello io, che io critico io infatti ti appoggerei parte di quello che hai detto nel senso lui ha già fatto peraltro questa roba di ritirare un po' fuori no, Slim Shady cioè anche mm. quando ha fatto tipo Kamikaze che è venuto subito dopo Revival che è stato probabilmente il suo album meno apprezzato e lui sì. l'ha saputo Kamikaze è molto Slim Shadyano sì, perché sì, inizia sì, a insultare totalmente. tutti quanti e infatti quello che dicevo è che lui ha ben sfruttato questa cosa del concept però quello che ti appoggio io è che comunque assurdamente Secondo me, la parte più forte del disco è comunque la prima, cioè c'è il percorso che fa Slim Shady. Poi c'è la chiave di volta nel mezzo che è Guilty Conscience 2, che per me è uno dei suoi brani più forti in generale, uh -huh. dove c'è lo scontro tra i due. E poi la seconda parte del disco dovrebbe essere quella dove viene fuori un po' più Eminem. Uh -huh. Ci sono i due pezzi sulle figlie, l'ultimo sì, 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 sì. dei quali è incredibile, che riprende il ritornello di quella hit di Jelly Roll. Mi sembra che si uh -huh. chiama quell'artista che è sì, uscito sì. l'anno scorso, 38enne best new artist, storia incredibile. E quindi te l'appoggio, sta roba che secondo me. È eh, forse Slim Shady è morto, però deve cioè, stare attento, tra virgolette, cioè, aggiunge, perché è stato più forte Slim Shady di Eminem in sto disco. Cioè cosa aggiunge alla carriera di Eminem in questo disco? Secondo me la domanda che mi pongo è, cioè, la mia risposta è poco e niente, però cioè, l'idea proprio di ritornare e di provare a ricreare qualcosa di vecchio, di così tanto in là e così tanto anacronistico per il momento in cui viviamo, secondo me è un po' strana, lancio una provocazione così ci divertiamo. Perché secondo me tante volte quando giudichiamo Eminem tutti ci facciamo un po' anticipare dal amore viscerale che tutti abbiamo comunque per l'artista perché tutti ci siamo cresciuti. E il male che hai citato tu. Se Fabri Fibra domani facesse Mister Simpatia, Mister Simpatia 2, io mi caserei Beh, un botto. Io mi caserei no, una cifra, verità, frate, credo io sarei felicissimo. Il migliore esordio di un rap italiano su Spotify. fa la morte di Mister Simpatia ti giuro. Anch'io ci anch ah. ho pensato, però c'è un motivo perché non lo fa. No, me. più che altro Beh, non sì. lo fa perché hai hai prima. non ne ha bisogno Fibra. Rispetto ad Eminem, che probabilmente ne aveva in un certo senso. Però è in bisogno. una posizione simile, se ci pensi, Fibra Eminem, cioè riconosciuti no. dei Got, eh, che però diciamo. Però Eminem è tanto. Cioè, a me ogni tanto fa proprio dal cazzo quanto Eminem sia iterato, nonostante quanto importante sia stato, e quanto in realtà sia ancora tecnicamente incredibile. Cioè, se tu ascolti anche il disco, poi magari ti fai una risata sul fatto che devi studiare per capire quattro barre. Però poi ci ragioni freddamente e dici minchia, il tipo. È così forte che alle volte è inascoltabile. Quindi... Nel senso, secondo me, lui ha questa considerazione sicuramente dei colleghi, però avverte che anche per colpa sua, il pubblico non è più quello totalmente prodigo di complimenti di una volta. Invece, è difficile in Italia, secondo me, trovare uno che itera Fabri Fibra. Allora, e quindi forse Eminem me... ha, ha avuto Ci bisogno di c'è cioè... Cazzo, per quanti stronzi iterano Eminem nel mondo, un'infinità. cioè proprio Ma tantissime. io non credo che sia, che sia un iterare, semplicemente visto Lo male il fatto che il suo nome venga messo magari. Più in alto di altri, ha ragione veduta. Non ha ragion veduta. Chiaramente si parla di black culture. E magari a chi è appassionato tanto di questa cultura, che è una cultura black, gli fa un po' l'effetto di Elvis. Ti ricordi quello che diceva Chuck D. dei Public sì, Enemy sì. su Elvis? No, sì. che tu hai preso Ma queste, raga sono tutte cose che me comunque, ha detto. Ma eh, certo. Senso, cioè ma poi non è col sua nel senso. ha fatto il video vestito da Elvis. Ha fatto mm -hmm. il video dove è un supereroe grasso che deve rimettersi i panni, però mm -hmm. non c'ha più voglia, non c'ha più sbatti. Non lo so. Io, onestamente, rispetto agli ultimi suoi lavori. Uh, L'ho apprezzato di più, nel senso che è vero che forse sono meno uh, di rottura adesso le prese per il culo verso le altre star, ci sta perché tutti criticano oggi prima non si faceva, però quello è, quello è Eminem: cioè quello è quello che ti aspetti a Slim Shady. No? E se quindi da un lato la gente poi ti rompe le palle se ti sei snaturato, voglio dire, non può neanche. Uh, diciamo, arrabbiarsi troppo, se, se invece ci rimetti la firma, cioè quella è la firma di, 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 di Slim Shay, di prendere per il culo altri artisti. Io ho trovato rinfrescante il fatto che lui uh, attacchi in maniera più o meno simpatica, comunque prende per il culo, delle categorie che sono intoccabili oggi. Uh -huh. E con una roba che, che da creativo, da artista, trovo molto molto limitante il fatto che la libertà di parola oggi si sia... Quasi azzerata se non vuoi essere cancellato, attaccato, eccetera. Lo fa in no? quella traccia in cui parla di vaffanculo alla boa di positivity, esatto, sta portando quello, alle persone certo. grazie. Sì, sì, a, sì. Cioè parla, parla a di categorie che parla di categorie che dovrebbero essere intoccabili. E il concetto di poter parlare di quello che vuoi in maniera irrispettosa, specialmente oggi che c'è questo in inclusivismo tossico dove a prescindere, tutti quanti devono essere attenti a quello che si dice. Io l'ho trovato molto rinfrescante. Cioè, proprio l'ho trovato liberatorio. Poi lascia stare che, che sia giusto o sbagliato. Però, secondo me, è necessario oggi che siamo in un clima dove tutta questa democrazia di internet crea, crea una sorta di dittatura di internet, dove c'è un mm. grande fratello di fatto che è il giudizio della gente, dove vieni lapidato se dici qualcosa che non è. Uh, concorde. Al, al, come dire, al, al tema attuale della cultura di quello che si pensa di quello che si deve dire, mm. però io e allo stesso tempo l'ho trovato liberatorio. Mm. Allo stesso tempo l'ho trovato un po' paraculo perché lo ha fatto utilizzando sempre l'alter ego, utilizzando slim shade, facendo parlare lui. E a me questo dà fastidio. Che è un artista, è però, lo sgamo di... perfetto è vero. Lo sgamo eh, perfetto, eh, lo sgamo quello perfetto eh, quello sgamo è quello che dicevo, se, me... se no sembra un cinquantenne incazzato. Invece, certo. ma anche le tracce, cioè tipo l'intro Renaissance, o come cazzo si pronuncia. È, sembra veramente uscito dal, nel, nel bene per qualcuno tipo me nel male per qualcuno tipo te sembra veramente uscito dagli anni 2000 addirittura parlando di cose nel disco uscita degli anni 2000 c'è letteralmente un pezzo che è il quarto, quello, del, quello della danza insomma che è un pezzo che era in Encore e che lui non ha pubblicato no, va bene, quel pezzo a 20 anni era in Encore e non l'hanno pubblicato perché prendeva in giro questo Christopher Reeve che non ho capito chi sia che era morto è in la, quei è giorni che... Christopher Reeves è l'attore che ha fatto Superman eh sì, che credo che, che anche amico, lui. Lui 4... l'ha sempre preso per il culo quando lui era in sedia a rotelle, eh, che già era una roba super. cioè. Super, appunto, crazy. E poi lui è morto. <ride> e tra l'altro, a fa la rima. Dice: esatto. eh, È morto apposta per rovinarmi la canzone. Che voglio dire, c'è cioè, fa ridere. Nel <ride> <Sì>. senso, cioè, <ride> però il pensiero capito che mi ridere. dato uno di No, ma il fatto di dire queste robe nel 2024 c'è politicamente scorre nel 2024 dove c'erano vent'anni di sedimento. Tuttavia, pensare che ha pubblicato un pezzo è morto vent'anni fa. La domanda, secondo me è. Un artista del calibro di Eminem potrebbe fare qualcosa in più di far soltanto ridere. No, ma secondo me cioè, che status quo stai rompendo? Cioè, non è che è ribellioso. Da cosa è per questo di cui cioè, paraculo il beh, lui, lo status quo ha già di cose. Intanto ha parlato di cose di cui. Non è che nessuno ne parla, ma è stato dissacrante su temi. È stato dissacrante in un momento storico in cui tutti. Hanno paura di quello che metti nelle tue creazioni, me compreso. Ci oggi ci devi pensare dieci volte a quello che dici nei pezzi, perché se, se, se su internet parte la voce che tu sei una persona di questo tipo, non c'è giudice, non c'è giuria, cioè la rete è giudice, giuria e carnefice. Quindi, in un momento come, come oggi, dove tutti ci pensano venti volte nei programmi, nelle interviste, qualsiasi cosa fai dal vivo, ci pensano venti volte prima di fare qualcosa, lui comunque è stato dissacrante. Questa cosa, secondo me. È necessaria, comunque, è utile. Eh, io, nel senso, in parte capisco quello che dici e sono anche d'accordo. Io voglio entrare, cioè, senza fare lo psicologo, però mi metto un attimo nei panni di Eminem. Lui, comunque, nel 2000, non mi ricordo quando è stato, ha fatto questo revival, mm. che è un album. del 2018, 2018. Sì. forse prima mi non sa non che 18 tanto. sono usciti bello, vabbè, vabbè, chiediamolo a fatto, nostro al nostro fratello dei numeri, numeri. l'anno di uscita date. di Revival Tra dicono 2018 che vabbè si sa sta roba però già che ci siamo magari qualche stronzosa no? scherzo la copertina di Kamikaze è molto figa perché richiama l'item dei Beastie Boys. Beast Beast Boys. Beast sì, Boy. sì, Beast Boys appunto quello sì. che volevo dire è che lui ha fatto Revival che è un disco dove lui 2017 2007. 2007, 2007. <ride> è un disco revival dove lui cerca di fare quella roba lì, cioè fa tantissimi pezzi che parlano dell'America. C'è uno storytelling su uno, su uno shooter. Mm e il disco mi sto mettendo nella sua psiche no? e il disco va per gli standard di Eminem male perché come numeri credo che forse è stato quello che ne ha fatto di meno e c'è stata una marea di iteraggio del pubblico mm. dopo c'è stato Kamikaze Music to be murdered at my secondo me questo percorso che si chiude con The Death of Slim Shady per lui forse è un, anche un po' un percorso terapeutico di ritornare diciamo prepotentemente sfruttando comunque un compagno di viaggio che è sto Slim Shady che gli è sempre stato scomodo ma effettivamente come Slim Shady stesso dice è il motivo del suo successo e anch'io adesso mi aspetto, non pensando mai che è l'ultimo disco di Eminem, che ne avrà 6 da pubblicare ancora, lui, io, mi aspetto eh. che, il prossimo, eh, che il prossimo album manifesti qualcosa Dovrebbe di più rispetto a quello che dici tu ma poi finalmente si è tagliato la barba so tra un no? sì, la barba di Eminem stranissima <ride> non so è un percorso terapeutico però c'è un'idea c'è un'idea dietro, c'è appunto ritirare certo. fuori il personaggio e farlo morire, tra l'altro muore nel modo perfetto perché l'ultima traccia è cosa sarebbe successo se non avessi smesso con le droghe. Quella trota, anche quella è una Bellissimo cosa molto brano, forte. Sì, quel, quel, cioè, il concept di quel brano sì, è bello, cioè, veramente è il, bello. È il modo perfetto per chiudere concettualmente su tanti punti di vista. non Si sì, so, immagina tutte devo dire le che... conseguenze del, sulla famiglia. Eh, cioè, cioè che poi è una cosa è che lui ha vissuto io veramente. Io per questo eh. avrei voluto da un uomo di 50 anni che ha vissuto tante cose, che ha vissuto eh, tantissime ere geologiche della musica, più cose di questo tipo. Invece, cosa vedo? Vedo, uh, un, uh, vedo un alter ego che, ok, è un processo che porta alla morte. Va bene. Io sono contento che sia morto quest'alter ego. No, ho eh, detto son, così sono, sì, io sono contento che sia morto quest'alter ego perché non è più attuale, non è più una cosa che uh, veste bene ad un rapper di 50 anni. Che deve rispettare il suo status di leggenda. Per me continua a non rispettare il suo status di leggenda. Beh, e a me spiace so perché, perché quando fa uscita. No? Un po' esagerato. Dopo fa che dato, per me, quando fa i pezzi dedicati alla figlia, quando fa eh, il pezzo come l'ultimo, eccetera, eccetera. È un, ti dimostra un altro spessore che avrei voluto vedere approfondito, però sai che c'è una ma cosa: che, Destiny, una, una cioè, bisogna è che, molto leggero un, come personaggio. Una cosa cioè, che bisogna non dimenticarsi di Eminem è che al tipo gli piace troppo reppare bro. cioè lui ah, gli sì, piace eh, troppo reppare L'intervista di, di The Art of Rap, dove spiega come mette le sigle, ma è bravissimo. Quello, quello lì è proprio un autistico, è un pazzo della scrittura. Quindi ci sarà sempre questo spazio nella sua musica di roba che magari l'ascolti in cuffia disinteressato e non ti piace quel genere lì. Dici che palle, e magari io che sono. Sono mega fan, non di Eminem ma dico del rap, del, del, del rap eh, super tecnico. Mi metto lì, leggo la strofa mentre rap e dico: ma questo come fa a suonare le parole tra di loro: cioè fa rimare nero e scorfano unendo tre parole diverse. Lui sta roba piace tantissimo e la farà sempre. Però sono d'accordo che è bello quando esce di più, anche perché nei dischi che abbiamo citato prima come top 3, quella roba c'è When sì. I'm gone, lose yourself e tutto esatto, io quello in inglese, come io si quello dice? vorrei. Non lo so, Scorphone. Scorphone. Che poi possiamo, possiamo aggiungere giusto un piccolo inciso. Quanto è noioso quando attacca l'agenzia ha rotto il cazzo ha veramente rotto il cazzo sì, cioè, cioè è veramente brutta ti è senti spicciola. toccato ti senti. Io mi sento toccato <ride> ma è fastidiosa lui attacca me la mia eh, però, generazione, scusa, la generazione io la generazione Z lui. piglia per il culo i boomer dalla mattina alla esatto. sera eh, non è posso però con, con, dei motivi, con dei buoni motivi con dei buoni motivi ma lui è il vero boomer e risponde cioè ci sta a prendersi sì, per il culo la vicenda è parte del problema del ci siamo tutto ci stiamo guardando del niente quindi la domanda qual era perdonatemi il miglior disco di nuovo album di, di Eminem se ci è piaciuto oppure no a me personalmente è piaciuto è piaciuto più dei suoi ultimi lavori e secondo me l'ha chiusa molto bene tutta, tutto l'arco narrativo di Slim Shady mi è piaciuto molto più i suoi ultimi lavori, è un disco top 5 di Eminem, Bella Zio, un abbraccio a Eminem che ci segue sempre. Mi è piaciuto molto, poteva essere un masterpiece, ma mi piace l'umanità un po' che gli ha impedito di arrivare magari a farlo nella seconda parte dove viene un po' più fuori lui, però è assolutamente un ottimo disco e non pensavo ma potrebbe essere top 5 davvero, iniziamo ad essere d'accordo su troppe cose. <coughs> Mamma mia. Veramente, spostatevi. Esatto, <ride> raga, andate via tutti adesso. Prossima puntata siamo io e lui che Non mischiamo. mi piace, ma non perdo le speranze. <ride> uh, Madonna, non mi aspetto che niente, ma che ha potrebbe insultarti non sei tu, ma. Sono <ride> sei tu sono io, sono io, esatto. Okay. Per me è il suo miglior disco degli ultimi otto anni, e questo vi fa capire cosa penso degli ultimi otto anni di Eminem. Pesi. Sono fiducioso come Gabriele perché nel prossimo disco. Se ho capito bene il concept, vedremo Marshall Mathers e non più sto cazzo di Slim Shady che e rispetto invece... ma non è siete, pro siete sì. proprio dei Gen Z del siamo cazzo siamo dei Gen Z raga. vogliamo argomenti no <ride> a parte gli scherzi ehm, volevo dire una cosa ma me la sono dimenticata basta. Gen Z. è tipico della Gen Z voi, di voi Gen Z <ride> okay. raga questi erano i nostri Bella. hot take sul nuovo album di Eminem questo è il link in bio ci vediamo alla prossima ciao Fratte ho la mappa, ho la blueprint, so chi è il più weak e chi è il più sick, non sono news, fra ti dico chi è chi, è il radar del rap, bro, ogni mercoledì, i nomi, le facce, la scena, le tracce, gli outfit, le scarpe, il controllo, sti rapper, ho tutti i cheat code, sto gioco è mio, Vado più a fondo, come un link in bio, non sai cosa succede. Easy, link in bio, cadi nella mia rete con il link in bio. Russell, Jimmy, Dre, Lear, forse trovi su S con il link in bio. Link in bio, il podcast di Mondo Marcio, da mercoledì a venerdì, solo su S.